Poracci, si ricomincia. In pochi avete riconosciuto una vera e propria hidden gem della prima PlayStation. Il più veloce a scrivere No One Can Stop Mr. Domino è stato Malkeys. Zona Gaming ha tirato fuori la risposta più bella di tutte, perché solo i poracci che erano in live venerdì sapranno a cosa si riferisce. Un momento epico. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendete. Che cosa succede? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere stato definito mediocre da IGN. Oggi parleremo dell'incredibile quanto preannunciato successo di Leggende Pokémon Arceus, dell'ennesimo blitz di Nintendo qui su YouTube e anche del prossimo State of Play di Sony. Prima di tutto però sapete cosa fare. Il Poroverso è il futuro dell'intrattenimento online e la conquista non violenta di YouTube Italia è una marcia che nessuno può fermare, quindi tanto vale unirsi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e soprattutto venite a trovarmi anche questa sera in live alle 21:30 sul sito Viola per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Trovate tutti i link necessari in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. In occasione del 25esimo anniversario di Final Fantasy VII, Square Enix ha condiviso un importante aggiornamento sulla seconda parte del remake. Incredibile pensare che sono passati quasi 2 anni dall'uscita di uno dei rifacimenti più attesi di sempre e che il progetto, dopo anni di rumor, è stato ufficializzato nel 2015. Mi sembra ieri e mi sento vecchissimo. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, l'attesa per la seconda parte del remake si fa sempre più snervante, ma finalmente abbiamo un'importante conferma. Yoshinori Kitase, il director dell'originale, ha confermato che le intenzioni di Square sono quelle di svelare la parte 2 entro la fine dell'anno. Non so voi, ma io sono stracurioso di capire come adatteranno la parte più open world dell'avventura al nuovo gameplay e soprattutto quanto del canovaccio originale verrà rispettato. Non ci resta che aspettare e incrociare le dita. A proposito di titoli attesi da una vita, Bayonetta 3 dovrebbe finalmente uscire nel 2022. Dal suo annuncio nel 2017 non abbiamo saputo nulla fino all'anno scorso, quando finalmente Nintendo e Platinum Games hanno rotto il silenzio sul terzo capitolo della serie con il primo filmato di gameplay. A quanto pare però, nonostante le continue rassicurazioni da parte di Kamiya e soci, lo sviluppo non è filato liscio come l'olio. Ad esempio è stato confermato tramite una ricerca su LinkedIn che il capo designer della produzione ha abbandonato lo studio nel 2020 per andare a lavorare tra le fila di Tango Gameworks, lo studio di Shinji Mikami impegnato con Ghostwire Tokyo. Marius Hermanivicius in passato aveva lavorato su Scalebound, un progetto mai pubblicato, e anche su Astral Chain. Speriamo solo che l'abbandono di una figura chiave del genere sia stato ammortizzato nei migliori dei modi durante la fase di produzione, che di sicuro deve aver avuto i suoi intoppi. Mentre Nintendo continua a migliorare a piccoli, timidi passi la qualità dell'emulazione Nintendo 64 su Switch, la community di modders agisce a velocità molto più spedita. Ad esempio, l'hacker Luigi Blood, modificando una sola riga di codice dell'app, è riuscito a riattivare il supporto al controller pack, ovvero quello che sostanzialmente era la memory card del Nintendo 64. Questo rende nuovamente funzionanti alcune feature come i Time Trial Ghost in Mario Kart 64, anche se ovviamente per poter accedere a questa funzione c'è bisogno di una Switch modificata. Se non altro è rincuorante sapere che anche Nintendo potrebbe reintrodurre questa funzionalità senza alcuno sforzo, perché lo farà, vero? Ma passiamo alle notizie del giorno. In fondo lo sapevamo tutti che, nonostante gli infiniti dibattiti sulla grafica, le discussioni sulle recensioni e il gran vociare da parte della community degli affezionati di vecchia data, Leggende Pokémon Arceus sarebbe stato comunque un successo. E così è stato e va benissimo, ma mai mi sarei aspettato risultati del genere. Vediamoli insieme. Per ora è possibile analizzare i dati di vendita solo parziali relativi al mercato del Regno Unito, ma questa realtà nel suo piccolo può dare un'idea significativa di quanto stia vendendo anche nel resto del mondo Leggende Pokémon Arceus. E badate bene, si tiene in considerazione soltanto il totale delle copie fisiche vendute. Per sapere le unità digitali bisognerà aspettare i dati di Nintendo. Beh, comunque il gioco nel Regno Unito è il quarto miglior lancio di sempre di un titolo Pokémon ed è riuscito a battere persino i remake di Diamante e Perla usciti lo scorso novembre. Se si va a fare un conteggio di tutti i giochi fisici venduti la scorsa settimana, quasi il 50% sono copie di Leggende Pokémon Arceus, che ricordiamolo è anche un titolo unico, singolo, senza doppia versione, e in quanto tale è il più venduto di sempre della serie.
serie, battendo il record assoluto di Pokémon giallo uscito nel 2000. Questo record fa ben sperare per il futuro della serie ed apre ad interessanti scenari di cui magari continueremo a parlare stasera in live. Il gameplay di Arceus verrà assorbito all'interno dei capitoli principali? Pokémon abbandonerà l'uscita con doppia versione? Sono curioso di sapere la vostra. Rimaniamo ora dalle parti di Nintendo, ma cambiamo argomento. Adesso bisogna parlare delle politiche intransigenti dell'azienda, che molto spesso ha dimostrato tolleranza zero nei confronti di chi usa le sue proprietà intellettuali senza autorizzazione. Una storia che però potrebbe avere delle ripercussioni anche per questo canale. Protagonista di questa storia è il canale YouTube Gilva Sanner, o Gilva Sanner, chi lo sa, la cui occupazione principale è quella di ricaricare le colonne sonore delle produzioni Nintendo, una funzione archivistica che ha un'utilità non scontata e sono sicuro che molti di voi magari senza neanche accorgersene siano finiti su uno dei suoi video per riascoltare una traccia proveniente da qualche vecchia gloria del videogioco. Ora chiariamoci, Nintendo è ovviamente dalla parte della ragione e ha tutti i diritti di rivendicare legalmente la proprietà su queste canzoni. Gilva Sanner dal canto suo non si è mai opposto a questo. Da quando ha ricevuto i primi avvertimenti nel 2019 si è sempre dimostrato consapevole o quantomeno rassegnato al fatto che prima o poi tutti i suoi contenuti sarebbero potuti essere potenzialmente rimossi da Nintendo. E così è stato. Come ha fatto sapere su Twitter, ben 1300 video sono stati oscurati dalla piattaforma e questa è la lista di tutte le soundtrack coinvolte nell'azione legale da parte di Nintendo. C'è da notare però una cosa: Gilva Sanner non ha mai attivato la monetizzazione sui suoi video e a conti fatti non c'è un'alternativa ufficiale proposta da Nintendo, che non si è mai adoperata per creare un archivio simile. Insomma, il punto della questione è sempre lo stesso: Nintendo ha ragione, ma è un peccato che non faccia nulla per non incentivare i fan a doversi arrangiare da soli, e alle azioni censorie raramente seguono iniziative costruttive e tante delle sue proprietà intellettuali rimangono inaccessibili ai più, chissà per quanto tempo. Per la cronaca, anche la musica di sottofondo che utilizzo è presa da una produzione della grande N e, vuoi o non vuoi, credo che la scelta più saggia sia quella di sostituirla quanto prima possibile. E voi poracci, cosa ne pensate di questa situazione? E chiudiamo con un importante aggiornamento riguardante Sony. È stata ufficializzata infatti la data del prossimo State of Play, previsto per questo mercoledì. E cosa dobbiamo aspettarci dal Direct di Sony? In realtà poco, più che altro in termini di varietà, perché lo State of Play, trasmesso alle 11 di sera, sarà incentrato esclusivamente sul nuovo capitolo di Gran Turismo, in uscita il prossimo 4 marzo. Ormai manca veramente poco e una delle esclusive più importanti della scuderia Sony si appresta a fare il suo ritorno in grande stile e c'è bisogno di un bel focus approfondito sulla nuova fatica Polyphony Digital. Saranno mostrate ovviamente sequenze del gioco nella sua versione PS5 e dal PlayStation Blog viene semplicemente aggiunto che ci saranno dettagli sulle dinamiche di gioco. I trailer proposti fino ad ora, con il più recente uscito a dicembre, mostrano una sorta di ritorno alle origini per il brand e c'è molta attesa nei confronti di Gran Turismo 7. Voi poracci siete in hype per questo nuovo capitolo? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. O magari ci vediamo fra poco alle 21.30 sul sito Viola per continuare a parlare delle notizie però in live. O altrimenti ci vediamo domani, fate come vi pare. In ogni caso l'importante è che vi riposate, fate bravi, ma soprattutto che nerdate duro. Io sono il Poro Arcè, Michele Musica, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! È tardissimo. Mom.